Buonasera a tutti voi, cari amici, come state? Spero che stiate tutti bene. Ricominciata la settimana, oggi è già martedì. Allora, io volevo ringraziare tutti quelli che mi seguono, veramente tutti, tutti quanti. Niente, siete sul canale del Veliero Senza Nome, io sono Perla. Questa sera vi propongo una stesa unica. Con questo titolo, tutto è perduto tra di noi, quindi è veramente, cioè non c'è più niente da fare tra noi due, proprio non c'è nulla che si possa recuperare, una speranza, niente niente, cioè è proprio finita. Ecco, questa è la domanda che mi è sorta. In realtà questa domanda riguarda me, perché quello che sta capitando a me, però ho pensato che magari molti di voi possono essere nella mia stessa situazione e ho pensato di fare una variante unica tutti insieme a voi, quindi soffriamo insieme quelli che hanno una situazione simile alla mia, ok? Benissimo. Allora, vi ricordo ovviamente che non tutto dovete prendere alla lettera. Questo è un intrattenimento, molte cose possono non corrispondervi. Se non vi corrisponde, vuol dire che la stessa non è per voi, quindi chiudete tranquillamente. Se invece vi riconoscete, continuate a seguire. Questo ve lo diciamo tutte, lo sapete. Allora, tutto è perduto tra di noi, quindi che voi siate uomini o siate donne, questa è la domanda. Quindi la situazione non è più recuperabile, è perduta, non c'è più nulla da fare. E rispondiamo a questa grave domanda. Vediamo cosa ci dicono questi tarocchi. Vediamo un po'. Guardate, questa è voluta proprio uscire, quindi la lasciamo. 9 di denari. Il 9 di denari è la carta del, diciamo, del single per eccellenza, no? La persona single, la persona che è sola, che sta bene, ha un buon lavoro, ha una bella situazione, tutto quanto, però è sola, cioè attinge da se stessa, ma in amore è proprio sfigata, è sola. È interessante che è voluto uscire proprio questa carta, il che spero che non sia, diciamo, di cattivo auspicio per la stessa, perché se già mi esce questa carta dall'inizio non è che proprio mi fa impazzire di gioia, però speriamo che sia così, che non sia direttamente, diciamo, legata a quello che verrà fuori dalle carte. Allora, vediamo se tutto è perduto oppure no. Adesso io faccio due mazzetti, al di là di questa carta, faccio due mazzetti. In un mazzetto ci sono le energie nostre e dall'altra quelle della persona che a noi interessa. Così vediamo se è tutto perduto oppure no. Io adesso divido i mazzetti, proprio li divido le carte, e poi vediamo le energie. Dopodiché, ovviamente, arriveremo a una conclusione, ok? Quindi capiremo se non c'è più niente da fare oppure si può fare qualche cosa. Io, vedete, le divido davanti a voi, mi rilasso assieme a voi perché oggi ho avuto una giornata super pesante, ok? Quindi vi racconto pure le mie cose. Ma siete un po', siete tutti miei amici, quindi vi considero tutti miei amici, quindi vi racconto anche le mie pene, per così dire. E devo dirvi che questa sera sono particolarmente stanca, ho avuto una giornata veramente pesante. Allora, questa carta sarebbe di qua, ma sappiamo che è già uscita e va bene. Allora, vediamo prima di tutto. Voglio partire dalle sue energie, poi vedremo le nostre. Vediamo lui come è messo. Questa è la visione. Come è messo lui? Vede, giro
abbiamo la papessa, l'asso di denari, l'appeso, la regina di denari. Questa persona è appesa, vedete, qui c'è lui. Noi siamo la donna nascosta per lui, quella che non si può far vedere in giro, mentre lei, questa, è la sua donna ufficiale. Quindi qui c'è una situazione, ma già il titolo lo fa, almeno la situazione è così, ma presumo che se state guardando vuol dire che più o meno la situazione anche per voi è simile. Cioè, quindi noi siamo la persona nascosta, quella che non deve essere esibita in pubblico, e poi c'è la donna sua ufficiale, e lui è appeso tra noi e l'altra donna. Quindi cioè è bloccato totalmente, appeso, e non sa sinceramente che pesci pigliare, ok? Adesso ve ne metto così, lui ha questa, è in questo mood, non sa che pesci pigliare, è ancora attratto da noi, ma si sente in trappola perché non può fare nulla, anche perché ha dei figli a cui badare, verso chi ha delle responsabilità, quindi la cosa è ancora più complicata, e quindi si sente un po', come dice questa carta, al freddo, al gelo, non trova una soluzione. Si sente anche un po' tradito, ingannato da noi, perché alcuni di noi hanno mollato la presa, nel senso che si sono raffreddate nei suoi confronti, e quindi perché a un certo punto noi abbiamo detto va bene, non, se non puoi darmi neanche un briciolo di attenzione, di considerazione, se pensi solo a te e basta, allora a un certo punto vai per la tua strada, resta con la tua famiglia e non girarti più indietro, perché quando una persona ti provoca solo sofferenze e basta, e non, cioè prende e non dà, questa è la considerazione alla fine che uno fa, cioè sopporta per un po' però non ce la fa più, almeno questa è il mio pensiero, ma penso che anche il pensiero di molti di voi. E quindi siamo diventate fredde nei confronti di questa persona che avete conosciuto sul lavoro. Quindi questa persona potrebbe essere un vostro collega di lavoro, non per tutti. Lui è ancora molto attratto da voi, anche voi siete molto attratti da lui, c'è una grande passione, un'attrazione fisica incredibile, un'affinità elettiva di anime. La felicità completa, diciamo, c'è, ma la impossibilità di far diventare viva questa relazione blocca tutto, perché di fatto il blocco c'è, non si può passare, no? Non si può passare. Quindi questa persona vorrebbe allontanarsi anche lei da noi. Qui le carte lo rappresentano come un re di denari, quindi la persona di cui voi chiedete potrebbe essere un capricorno, un toro o una vergine, avere l'ascendente in uno di questi segni. Abbiamo il 5 di bastoni, quindi questa persona è in conflitto con se stessa, non dorme molto la notte e pensa che sia tutto finito, che infatti era il titolo della stessa, cioè come noi la persona pensa che sia tutto finito, perché non vede uno sbocco, una soluzione a questa cosa, perché di fatto la sua famiglia è là, deve rendere conto, c'ha tre figli a cui badare, anche una moglie, e quindi non sa come fare per districarsi. Per alcuni di voi può anche darsi che con questa persona non sia neanche iniziata la relazione, che ufficialmente un'amicizia, c'è una simpatia, ma che non può evolvere a causa di questa situazione, no? Quindi c'è una certa insoddisfazione, una certa insicurezza. Questa persona è molto
è bloccata, è triste, non sa come fare. Tra l'altro è anche un po' gelosa di voi perché pensa che voi vi date alla pazza gioia. Alla pazza gioia. In ogni caso si sente in mezzo a voi e all'altra donna, alla moglie. Non riesce a prendere una decisione. In questa carta dell'otto di spade è legato, ma in realtà è tutto mentale. È tutto mentale. Questa persona è una persona molto pragmatica e razionale, per cui prende le cose proprio così, cioè è molto realistica anche, cioè realisticamente pensa, vorrei stare con lei, però non posso perché c'è l'altra e allora non posso fare nulla, cioè pensa di non poter fare nulla. E voi siete diventate regine di spade, quindi siete diventate improvvisamente fredde, lui questa freddezza la sente, però non... Cioè, sa che rischia di perdervi per sempre, però non può cambiare, cioè crede di non poter cambiare la situazione. E si tiene stretto quello che ha in questo 4 di denari. Vedete quanti 4. Non sa che fare, anche se c'è l'attrazione sessuale, il sentimento c'è da parte di questa persona e c'è anche la sofferenza nei vostri confronti. Questa persona di cui voi chiedete, oltre a quei segni zodiacali che vi ho detto, potrebbe anche essere un ariete, un leone o un sagittario. Perché lui, questo papa ci indica che lui è legato con un vincolo matrimoniale per la maggior parte di voi. Quindi cioè non può, è legato mani e piedi, o si sente legato mani e piedi, anche se vorrebbe avere un po' di giustizia, un po' di... Vorrebbe che non fosse così, però è così. Vorrebbe magari con questo matto buttarsi, rischiare, venire verso di voi, verso di noi, però non ce la fa. Non ce la fa perché secondo me questa persona è anche un po' codarda, almeno per quanto mi riguarda, è anche un po' codarda. Quindi è bloccata con questo 2. Forse aspetta che noi facciamo il primo passo, ma per quanto mi riguarda non lo farò, e gli appariamo fredde e lontane, lontane come le stelle, anche se spera molto che qualcosa cambi questa situazione. È ancora legato a noi, ma si sente attaccato da un qualcosa che non può cambiare, diciamo. Questi sono i pensieri, scusate, ma all'improvviso mi è venuto caldo. Questi sono i pensieri che a lui vediamo noi e poi vediamo cosa ci dicono le carte, che se la risposta delle carte se è tutto perduto oppure no. Vediamo noi come siamo noi, qual è la nostra energia. Abbiamo visto la sua energia. Vediamo la carta della temperanza. Allora, noi crediamo molto che questa sia la persona giusta per noi. Siamo un po' sentimentali e pensiamo che questa persona sia la nostra anima gemella. Siamo molto legati a questa persona, anche se sappiamo che lui o lei è legata a un'altra donna. E stiamo valutando la situazione e abbiamo trovato un compromesso dentro di noi, cioè speriamo che qualcosa in un futuro possa cambiare questa situazione. Sappiamo che non sarà domani, ma ci speriamo ancora. Siamo anche noi bloccate, ferme ad aspettare. Quest'uomo che un po' lo vediamo come un mago, no? Un incantatore, uno che cambia idea. Cioè, oggi magari ci dà delle speranze e domani invece, essendo una persona codarda, non se ne fa più niente, insomma, fa un passo indietro, no? Non è decisa questa persona, è un incantatore, un mago, no? Potrebbe essere anche del segno dello scorpione, la persona di cui voi chiedete. Questa persona ci spia di nascosto, perché per adesso non ci vede, non vi vede, per la maggior parte di voi.
Però noi abbiamo risvegliato in lui delle emozioni che da tanto tempo non sentiva più, che lo fanno sentire vivo, no? E per questo gli è molto difficile rinunciare a noi, lo fa con molto dispiacere, però così è, perché con questa torre proprio non, cioè gli abbiamo risvegliato, gli abbiamo cambiato la vita, abbiamo migliorato forse il suo modo di essere, lo facciamo sentire più vivo, però di fatto lui è lì, non fa granché, è fermo. Ci sono delle cose che non ci ha ancora rivelato, non ha ancora rivelato, o anche delle cose di noi che lui non sa. Anche questo potrebbe essere un blocco. Abbiamo detto con questo Re di Spade che è una persona molto logica, molto razionale, molto pragmatica, che pensa molto, però questa persona si è trasformata dopo l'incontro con noi. Non è più la stessa persona di prima. Quindi non riesce a più a possiamo dire a stare bene dentro i suoi panni, no? Perché mentre prima lui era prima di conoscere noi, no, era molto soddisfatto della sua vita, della sua famiglia, dei suoi figli, tutte le cose che erano tutte quadrate, no? Noi gli abbiamo un po' rivoltato la vita, gli abbiamo fatto vedere che ci sono altre cose oltre che a questa sua vita un po', diciamo, tra virgolette, monotona, no? Abbiamo risvegliato quella parte di lui che lui credeva dimenticata, e questo lo fa soffrire, perché lui comunque adesso gli riesce difficile ritornare alla vita che conduceva prima, quindi con molta difficoltà, con molto sacrificio lui è là in quei panni che deve forzatamente indossare. Si aspetta che un qualcosa possa cambiare la situazione, no? Con questa ruota della fortuna lui si aspetta che un qualcosa possa cambiare la situazione, un qualcosa di fortuito. E questo, noi comunque crediamo anche che questo che questa unione sia benedetta dal cielo, no? Perché noi gli amanti indicano anche una scelta, cioè anche se lui è con quell'altra persona e non è con noi, noi sappiamo che questa persona ci ha scelto, siamo noi la sua prima scelta, per così dire. È molto geloso di noi, questo anche il fatto di pensare che da un momento all'altro noi possiamo rivolgerci, perché no, a un'altra persona, conosce persone nuove, lo fa impazzire letteralmente dalla gelosia, perché comunque lui è bloccato, quindi ancora pensa a noi e ci ama con queste carte qua. E però vorrebbe venire verso di noi, spera ancora di che noi lo riaccogliamo nella nostra vita. Vedete qua c'è quest'uomo che porta dei fiori, cioè lui se potesse verrebbe di filato da noi, però non può. Vedete, c'è anche il sole, cioè noi siamo il sole della sua vita, ma ci sono queste situazioni che lo portano lontano da noi, forse anche un po' di orgoglio, ma lui veramente questo quadretto che lui ha con la sua famiglia, vedete qua ci siamo noi che guardiamo e lui è qui con la sua famiglia, no? E guardiamo un po' seccate, perché insomma non ci fa molto piacere saperlo con l'altra persona. Però lui è lì, pensa, ripensa con questo eremita, ma non conclude niente, mentre ci vede sempre più belle e irraggiungibili. Siamo le sue imperatrici, ci ama veramente, ma è bloccato e non riesce a trovare una soluzione effettiva, non riesce a trovarla, è gravato dal peso delle incombenze che deve affrontare nella sua vita, però di fatto non riesce a darci questa. Il cavaliere di coppe vuole portare la coppa dell'amore, ma non è un re, per cui non riesce a farlo. Quindi abbiamo detto che noi
diciamo, ancora ci crediamo, mentre forse lui non tanto ci crede più. Cioè, in queste carte vediamo che lui è molto più demoralizzato di noi, anche se noi siamo demoralizzate, però lui è molto più demoralizzato. Vediamo quindi se i tarocchi dicono che questa cosa è finita per sempre, quindi che non c'è più speranza, o se qualche speranza ancora c'è. Quindi vediamo cosa dicono le carte e poi vediamo canalizziamo un po' il suo pensiero e vediamo cosa pensa anche lui di noi. Prima vediamo cosa dicono i tarocchi su questa situazione, il consiglio, se c'è qualche possibilità. Abbiamo un cavaliere di denari, un re di bastoni, un risveglio, giudizio e una temperanza. Allora, io credo da queste carte che questa persona ha comunque intenzione di muoversi verso di noi, ma non lo farà subito. Perché diciamo questo risveglio in lui richiede un po' più di tempo del necessario, per cui quando si accorgerà che il suo mondo, che non riesce più a stare a suo agio nel suo mondo, la sua casa, la sua famiglia, eccetera, quando vedrà che non gli basta più, cioè che non riesce più a starci dentro, allora prenderà una decisione effettiva verso di noi. Valuterà e prenderà la decisione, perché poi quando tu non ti trovi più bene in una situazione, resisti oggi, resisti domani, ma poi cambi, non ce n'è. Adesso vediamo qual è il suo pensiero nei nostri confronti. Vediamo con queste carte qual è il suo pensiero, cioè che cosa lui canalizza un po' il suo pensiero, che cosa sta pensando adesso nei nostri confronti. Cosa sta pensando questa persona? Cosa pensi? Sento il bisogno di dirti ciò che ho nel cuore, ma non riesco e ci sto male. Vedete come questa persona sta male, perché non è... È triste. Ardo d'amore solo per te. Mi fai sentire vivo, è quello che vi dicevo prima. So che sto rischiando di perderti, certo, per forza. Ancora. Devo ritrovare me stesso. Sei bella come il sole del mattino, vedete come questa persona ancora ci ama. Grazie a te ho capito cosa vuol dire amare. Cosa ancora vorrebbe dirvi? Non mi sento degno di te, sei troppo. L'ultima. Vorrei essere il vento che ti accarezza. Quindi questa persona ha da dirci solo belle cose, però purtroppo rimangono nella sua testa, ma non ce le dice. Vorrebbe dircele, ma non ce le dice. Quindi per il momento non è per tutto perduto, però ci vorrà ancora del tempo prima che questa persona si convinca verso di noi, proprio per la situazione difficile in cui si trova. Vi do anche le iniziali di questa persona, così vedete se vi riconoscete. D di Davide, C, A, K. E, N, M, T, W, O, e queste non c'erano. Ok, queste qua. Bene, io spero che in qualche cosa vi siete riconosciute e noi ci vediamo la prossima volta per un nuovo interessante interattivo.
Grazie di avermi fatto compagnia. Alla prossima. Ciao.